Ma sì, non è parcheggiato. Ari. Vabbè. Giusta. Grazie. Sembra essere sette qualcosa. Sì, però ci faccio più. Thank you.
Scusi. No, ma sta registrando se schiaccio questo. Sì, sì, io l'ho fatto, poi lo pubblichiamo su Facebook. Sì. Perfetto. No. No, non è popolare. No, no, ci siete? Ci siamo? Io l'ho fatto. Hai ripreso? Però troppo vicini, sì. Ecco, adesso sì. Adesso sì. Al contrario, cioè devi fare. Non è buona, c'è il malla, sai? Non ridere. Siamo ad Ardara e il 9 maggio, una data storica poiché ricorre la festività di Nostra Signora del Regno, cioè la patrona della diocesi di Siena. È una festa storica che ha le sue origini nella notte dei tempi. La chiesa di Nostra Signora del Regno venne, diciamo, realizzata probabilmente nella metà dell'XI secolo e è consacrata, o perlomeno l'altare maggiore è consacrato nel 1107, come ricordato da un'epigrafe che è posta al lato dell'altare, che reca appunto la data però del 7 maggio, quindi non sappiamo quelle circostanze che poi hanno fatto slittare la data dal 7 al 9 di maggio, come si festeggia in questi ultimi 200-300 anni. Anticamente, in occasione della festa patronale, generalmente veniva il vescovo e ne abbiamo testimonianza già a partire dal 500, la prima visita pastorale che si conserva,
anche una visita appunto di un arcivescovo che si chiamava Durante dei Duranti della diocesi di Alghero, e che in occasione appunto della festa aveva visitato la chiesa e aveva anche impartito cresime e benedizioni alla comunità. C'è da dire ancora che la festa, come abbiamo detto prima, ha origini nel Medioevo, e perché la Cappella Palatina, sarebbe questa la sua giusta definizione, era la sede nella quale, secondo una cronaca chiamata Liberi Iudicum Turritanorum, venivano proclamati i sovrani o giudici di Torres. Il giudice o re era il vertice di questo potentato. Ricordiamo, in Sardegna ce n'erano quattro, uno a Torres, che aveva una estensione veramente imponente, andava dalla Sinara sino al Montiferru e chiudeva poi verso le Barbagie e nella zona del Monte Acuto all'oriente. C'era poi il giudicato di Gallura, che era quello più montuoso, quello di Arborea, quello che ha avuto la durata più lunga per varie vicissitudini storiche, e infine quello di Santigia, detto generalmente di Cagliari, nel sud della Sardegna. Probabilmente anche in occasione della festa della Vergine appunto avvenivano queste proclamazioni, non lo sappiamo, e i giudici offrivano una libra d'argento ed una di cera, come raccontano le antiche cronache. La Chiesa ha avuto veramente momenti di grande importanza e di culmine anche proprio di cerimonie, come nel 1135, quando appunto si tenne un importante concilio alla presenza di un legato pontificio, e possiamo, per solleticare l'immaginazione, ricorrere alle immagini del celebre film Del Nome della Rosa, dove appunto legati pontifici e alti prelati facevano corona al clero secolare regolare, agli iudices e anche alla popolazione riunita. Probabilmente in occasione appunto della festa venivano scambi, commerci di drappi, di tessuti. Era comunque un momento importante, e non ne abbiamo notizia da alcuni condaves, ma probabilmente venivano anche delle corone a ridosso della festa, cioè degli assemblei giudiziari. Ne abbiamo notizia per il periodo appunto di agosto, appunto in Santa Maria di Agusto in Ardara, racconta il condago di San Pietro di Silchi, molte di queste riunioni avvenivano. Ma ripeto, le fonti non sono tantissime e niente ci vieta di immaginare che anche a maggio potessero avvenire queste cerimonie.